Ciao ragazzi e bentornati su Remnant, la nostra prima run continua e altri segreti escono fuori. Come promesso, ogni volta che becchiamo qualcosa di interessante io ve lo farò vedere qui, calcolando che poi faremo tante altre run per scoprire tutti i segreti. Preparatevi a veramente tanti video di questo tipo perché Remnant ha tanto da offrire sotto questo punto di vista. Siamo su Yesha, la destinazione con la foresta, e al suo interno, se sarete fortunati, beccherete un dungeon chiamato La fine di Endaria. Se così sarà, beh, mettetevi un attimo comodi perché qui dentro c'è un botto di roba da scoprire. Come sempre, prima di iniziare vi suggerisco di iscrivervi al canale per non perdervi altri video come questo sul mondo di Remnant e di farmi sapere nei commenti cosa ve ne sta sembrando. In descrizione come sempre trovate poi anche il link per comprare Remnant 2 ad un prezzo scontato su Instant Gaming, che comunque male non fa. Allora, come vi dicevo, questo dungeon ci ha sorpreso ieri perché al suo interno ci sono più di un segreto. Di solito in un dungeon c'è solo una parte che magari ha una porta chiusa, una piccola meccanica o un puzzle. Qui ci sono due passaggi segreti, un labirinto nascosto, una porta segreta che bisogna appunto attraversare, una parte anche da fare in cooperativa che purtroppo non posso farvi vedere perché io sto giocando da solo, ma che vi spiegherò comunque come startare. Allora, tutte le cose da scoprire sono alla fine del dungeon, quindi affrontatelo normalmente fino ad arrivare in questo punto prima del checkpoint. Qui sulla sinistra dovrete esplorare un pochino perché troverete due buchi coperti da dei vasi. Il primo sarà quello più importante perché vi condurrà in una stanza con una scrivania con dei libri da leggere. Qui troverete dei simboli che vi serviranno per il puzzle da fare in coop più avanti. Quindi segnateveli da qualche parte se volete perché poi ci torneremo. Proseguite sulle scale e troverete una cassa con delle mod e un anello. L'anello è il fardello dell'inseguitore che vi riduce la cadenza delle armi ma aumenta il potere delle mod del 50%, che potrebbe essere buono per le armi che magari hanno già un bel RPM. Ma non andate via perché non abbiamo finito qui dentro, ci sarà una porta segreta da aprire con una piastra a terra. Mettetevi in questo punto e vedrete il muro davanti a voi appunto aprirsi. Scendete e troverete un bel boss corrotto ad aspettarvi. Questo boss corrotto li riconoscete perché hanno un'aura rossa intorno e sono quelli che vi droppano degli upgrade per le armi, che sono quella specie di modificatori che si mettono oltre al potere della mod. E questo non è neanche niente male, si chiama tessi proiettili e aumenta la cadenza di tiro del 10%, che appunto, come vi dicevo, secondo me non è male. Per uscire da questa stanza, dopo che avete appunto ucciso il boss, dovrete ora essere veloci, mettetevi su questa piastra per aprire il muro che è praticamente di fronte a voi, che rimarrà aperto giusto il tempo necessario per farvi uscire, quindi dovrete essere veloci. A questo punto tornate nel dungeon e proseguite di qualche metro mantenendo sempre la sinistra per trovare un altro buco. In realtà è un po' meno sfizioso dell'altro perché qui dentro non troverete tanto ma soltanto una cassa da prendere e niente di più. A questo punto proseguite per il segreto più grande del dungeon e andate nella stanza finale con l'altare. Ovviamente prendete il vostro loot, però non andate via perché sulla destra potrete salire su un'altra piastra che vi aprirà un muro e questo muro vi darà accesso ad un labirinto. Occhio che dovrete scegliere una via precisa perché se sbagliate porta vi arriveranno delle frecce e morirete. La strada per arrivare fino in fondo al segreto è questa. Dovrete fare dallo start 3 caselle in avanti, una a sinistra, una in avanti, 4 a destra e 2 in basso. Così facendo arriverete nella stanza finale che vi ricompenserà con un anello chiamato il conduttore della tempesta, che vi aumenterà i vostri danni quando subite danni elementali, buono da usare per esempio contro tutti quei nemici che appunto hanno danni elementali. Però, prima di arrivare qua, fermatevi un attimo sulla terza piastra in alto, perché potete anche andare giù e ovviamente già quando aprirete le porte vedrete che c'è anche un oggetto da prendere, quindi fermatevi, prendete quest'arma nascosta che è un'ascia elettrica, però attenzione, però sarà la strada sbagliata, quindi dovrete schivare le frecce e occhio che sparano due volte, quindi dovrete essere molto veloci a prendere l'arma e poi eventualmente o a uscire o a morire e ricominciare, insomma questo dipende anche un po' da voi. Tanto comunque la strada la conoscete, quindi una volta presa l'arma potete tornare poi sulla strada safe, diciamo così. Ah, non ve l'avevo detto, ma durante la strada, quindi proprio all'inizio, se beccate la strada giusta dopo al secondo step, beccherete un piccolo boss molto simpatico che farà un po' di casino, quindi armatevi di pazienza e utilizzate le vostre armi più forti perché questo bossetto sarà simpatico, simpatico. Comunque, torniamo al labirinto perché non è finita. Una volta preso l'anello, potete proseguire andando sopra e scendere in una stanza che vi farà tornare nel dungeon. Ma non andate subito avanti perché, immaginate un po', c'è un muro segreto che si può attraversare proprio alle vostre spalle, dove troverete un altro oggetto da portare con voi, che sarà il cuore pulsante,
che è buono per le vostre run magari in cooperativa con i vostri amici, perché cura pulsando voi e i vostri alleati. Come vi dicevo, qui dentro in questo dungeon c'è anche un altro segreto che però non posso farvi vedere perché serve essere almeno in due. Però dalla parte opposta dell'altare, dove si parte con il labirinto per intenderci, avrete sicuramente notato che c'è una porta chiusa. Ecco, stando sulla piastra che apre il labirinto, vicino alla porta chiusa si aprirà un muro che vi permetterà di andare oltre. E ovviamente serve qualcuno che tiene la piastra abbassata mentre qualcuno oltrepassa quel muro. Quindi purtroppo dovrete essere almeno in due. Una volta entrato, ovviamente quello dentro potrà aprire la porta e farà proseguire il compagno. E qui dentro dovrebbe esserci un puzzle che richiama i simboli che vi ho detto che avete trovato appunto sulla scrivania del primo buco. Quindi tenete a mente queste cose se volete farlo con qualcuno dei vostri amici. Io eventualmente spero di tornare qui con qualcuno per farvi vedere anche questo piccolo segreto. Nel frattempo, questo era la fine di Endaria, uno dei dungeon con più segreti che abbia mai visto fino adesso. Fino adesso, specifichiamo fino adesso, perché noi siamo praticamente solo all'inizio della nostra run su Remnant, quindi preparatevi a vedere tanti video contenuti come questo. Io spero che il video vi sarà utile se doveste beccare questo dungeon, e io vi ringrazio di averlo guardato e noi ci vediamo alla prossima.